Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip. Bentornati in un nuovo episodio di The Arabilion. Ci sono delle cose da leggere. Cos'è sta roba? Non l'avevo mai visto, l'ho notato solo adesso. Comunque, siamo bentornati sul canale. Siamo di nuovo su The Arabilion per andare avanti con la nostra avventura di ammazzatori di zombie, ma moriremo sicuro. Ha superato 80 miliardi di persone. La tecnologia moderna ci ha permesso di dare la vita a mega metropoli. Uno studio recente condotto dall'istituto urbano di Mega York. Vabbè, i cittadini si sentono più sicuri e soddisfatti. Va bene, che cos'è sta roba? Ah, forse è tipo la storia. Ma nella storia, nella civiltà umana, c'è stata un'epoca così prosperosa con quella di Erna. Forse sono remake. No, giovedì 4 ottobre 2085. Vabbè, prima gli sviluppi tecnologici hanno aumentato la sicurezza. Vabbè, questo non ci interessa niente. Ah, questo però è il 96, problemi in paradiso, leggiamo. Ah, ma guardate, ce ne sono un mucchio. Alcune notevoli megalopoli hanno superato la soglia dei 90 milioni di abitanti, scatenando allarme fra importanti studiosi e scienziati in tutto il globo. Valentina Falco, una stimata scienziata urbanizzatrice, sostiene che la fattibilità del modello richiede un'urgente attenzione. Se non controllata, la vita nelle megalopoli è destinata alla distruzione non nell'arco di anni, ma addirittura di mesi. Esperti in varie materie sono intervenuti in sostegno delle sue parole. In effetti, molti ritengono che l'afflusso nelle città di vita non sostenibile abbia prodotto autentici deserti, aree rurali incolte che sono divenute aride e completamente prive di nutrienti in grado di sostenere coltivazioni o vita selvatica. E si ritengono che la vita sulla Terra presto diventerà impossibile. I governi, d'altro canto, asseriscono che le versioni di questi allarmisti non è comprovata e che il nostro sistema è sotto controllo, evitando così ogni commento su rapporti riguardanti disordini e sommosse attribuiti alla carenza delle merci primarie. Vabbè, tipo sono storie, ragazzi. Comunque quando i testi sono difficili da leggere, tipo Thronebreaker, è una cagata. Ok, bene. Allora, vediamo un po' qui l'incrocio. Stavamo dicendo che facciamo l'incrocio. Dobbiamo portare la popolazione della colonia a 400 abitanti, di distruggere tutti i villaggi abbandonati e il centro di comando. Vabbè, non deve essere distrutto, quello è ovvio. Proviamoci. Lupoliopolis, just remember kids, don't peep, sembra il titolo di una canzone. Che è sta roba qua? Affanculo. Ok, proviamo a partire, ragazzi. Moriremo male. Ovviamente questa sessione, diciamo, questa mappa si trasformerà in un video barra due, adesso non so. Il problema è che non ho sott'occhio, scusate un attimo ragazzi, che provo a mettere il timer. Non ho praticamente sott'occhio il cronometro, quindi provo a mettere un cronometro così al cacchium, vai. Bene, allora proviamo ad andare con i nostri arcieri, andiamo giù di qua, tu vai giù di là, tu vai su di qua, tu vai su di là, tac, case, tac, 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 tre case, no giusto? Una, due, tre, tac. Perfetto, e qua abbiamo finito, giusto? Proviamo ad andare di qua e proviamo ad andare di qua. Vediamo se c'è qualcosa per cui valga la pena. Qua siamo già alla fine della mappa, quindi già è chiuso. Però qua sicuramente, ragazzi, arriveranno degli zombie, quindi io non mi fido e chiudo immediatamente qua. Qua non c'è niente di che. Mettiamo una torre Tesla, giusto per... perché non si può. Quindi perfetto. Quindi dobbiamo per forza chiudere qua. Ottima cosa. Che schifo. Allora, vabbè, chiudiamo qua, ragazzi. In pausa io, perché cacchio mi fai sto... Aspettiamo che passi il treno. Ok. Qua a difesa, ragazzi, può tranquillamente restarci un arciere. Noi andiamo su adesso con gli altri. Ok, il cecchino è meglio metterlo qua a guardia delle case, perché non è che non mi fido, proprio per niente non mi fido io. Perché non mi fa più mettere... non c'è più il legno. Vabbè, adesso facciamo anche il legno. Don't worry. Mettiamo il legno qua, 15... 14, 10, 16, aspettate un momento però. Che non posso fare questo perché non c'è legno, ovviamente, sì. Strano. Che non ci sia legno, perché ho fatto il muro. Mamma mia però, vabbè, segheria. Mettiamo qua da 15. Credo che 15 sia il massimo. In realtà, vabbè, dai. Quindi cioè, la vorrei fare qua la segheria, quello l'ho fatto. Mettiamoci delle cose da pesca, lì da caccia, come cacchio si chiamano. 16, 18, però la metto di qua. Anche se sta a 14 qui. Però mi consente di metterlo da questo lato. Penso, vabbè. Poi ci guarderemo.
Ok, proviamo ad andare su questa mappa. Qua credo che ci sia un punto. Vediamo un po'. No, niente. Porca miseria, qua siamo circondati. Niente, siamo circondati, ragazzi. Non c'è niente da fare. Tu, per favore, puoi venire un attimo qua. No, questo sta morendo al momento. Supporto. Ok, tu adesso vai a esplorare qua. E tu che sei fresca, vai tu un po' indietro, indietreggia un attimo, che altrimenti ti becchi le bastonate in faccia. Qua mi sembra chiuso. E qua mi sembra chiuso abbastanza. Abbiamo fatto un po' di legno, ma anche no. Lì però c'è della pietra. Dobbiamo riuscire ad accaparrarci quella pietra qui per fare il più in fretta possibile la... Tanto ragazzi, provo ad andare a vedere un po' in giro per la mappa. Mamma mia il casino che c'è di qua, Troppo disastro. Stiamo tirando 20.000 orde, quindi cecchino, vieni a me. Ok. Aspettate un attimo, va, che metto il cecchino qua, perché questi corrono, Ok. Così due a difendere lì. Uno potrebbe anche salire. Se riusciamo a ripulire un po' di zone, qua io chiuderei. Il problema è che per chiudere lì ci vuole una Tesla. Qua vediamo se questa Tesla funziona. No, tu rimani qua e mi fai un patrol da qui a qui. Vai, mi fai un patrol, per favore. Ok. Vediamo un po'. Merda. Non ci voleva. Vabbè, il cecchino qua è sufficiente, no? Puoi andare qua. Siccome che non mi fido... No, il cecchino resta qua. Siccome che non mi fido, ragazzi, provo... Proverò ad andare a vedere se qua in giro c'è qualche zombie rimasto. Vado a vedere se spara qua. No, qua non sta sparando. Quindi, secondo me, chiudere qua è una bella cosa. Giusto? Non è che ce n'è uno già dentro e noi lo stiamo ignorando, vero? Perché io non li vedo. Fammi vedere dalla mappa qua. No, qua non mi sembra. Non ne vedo. Ok. E qui c'è il nostro obiettivo, che ci sarebbero tipo le case da accoppare. Bene. Qui c'è del cibo che potremmo anche decidere di accaparrarci. Bene, allora, la cosa importante da fare adesso è cercare di espandere. Sta zona qua? La mettiamo di qua, la torre? Vediamo se riusciamo ad arrivare con una capanna da 20. No, qua ci volevo fare... Qua però 17. Vabbè, 17. Qua c'è del cibo, però non riusciamo ad arrivarci, vedete, perché ho messo la cacchia di torretta un po' troppo avanti. Sprechiamo un laboratorio per prenderci quel cibo, dai, vabbè. Ok. Allora, vediamo un po' adesso di andare di qua, a vedere se qui c'è aperto. C'è aperto, sì. C'è aperto, sì. Allora, qua credo che sia sufficiente uno. Tu vai avanti. Non mi dire che qua è tutto aperto, però. Ma non vale così. No, così non vale. Non vale per niente. Non vale. Molto bene. Il problema è chiudere qua, poi. Come chiudiamo qua? Qua non si chiude, ragazzi. Allora, fermi tutti. Mettiamo tutto in pausa. Devo riuscire a chiudere qua. Qua, almeno per proteggermi da questa zona e da questa zona. Speriamo che qua non sia chiuso, perché se è chiuso, vabbè. Devo provare ad andare in avanti scoperta? No. No, attenzione, però è chiuso qua. Aspetta, aspetta, aspetta. E c'è del ferro. Beh, allora qua non importa chiudere. Basta chiudere qua. Qua e qua. Facciamo così. Qua e qua. Sì, ci sta. Allora, aspetta un attimo. Se noi riusciamo ad arrivare fin qui... E fin qua potremmo già decidere di prendere questa pietra qua per andare a fare la nostra caserma. Il problema è che... Proviamo a ripulire, dai. No, speriamo che qua non si esca, però. Speriamo che ci sia la roccia qua. Voglio la roccia qua. Voglio la roccia, voglio la roccia, voglio la roccia, voglio la roccia. Merda, non c'è la roccia. Quindi qua escono. No, bisogna chiudere anche qui. No, bisogna chiudere anche qua. Per forza.
Allora, cerchiamo di mettere un arciere qui a difesa. Fatemi vedere se qua c'era lo zombaccio nascosto, però sembra di no. Allora, io metto, ragazzi, qua il nostro arciere a fare un bel patrol da qui a qui. Aspetta un secondo, che break into the building. Dove cacchio è? Ha rotto. Che ha rotto? Ha rotto qua. Qua c'era la nostra torretta, porca caccia. Un attimo. Vabbè, ma era nascosto dall'albero però, eh. Perché non lo vedevo. No, 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 vai dentro, va. Cioè, vai a accoppar questo. Ok. Lasciamoci per favore il cecchino qua, che ho visto che altrimenti è un casino. Molto bene. Fai così. No, non è il risultato migliore che hai trovato. Perfetto. Ora proviamo ad espandersi qua. Per riuscire a chiudere questo punto almeno. Quanto legno abbiamo? Un botto in realtà. Possiamo fare delle case, qualcuna la possiamo fare. Così almeno. E qualcuna sì. Non dovrebbero esserci puntini sulla mappa. Io la tengo d'occhio comunque spesso adesso. Va bene. Mancano i lavoratori. Vabbè, abbiamo fatto le case, quindi adesso i lavoratori dovrebbero arrivare. Perfetto, abbiamo finito anche il cibo. Che noi adesso andremo a prendere con una capanna da... Guarda qua, 24! Attention, building completed. Attention, 24, building completed. ragazzi, 24 ci sta. Cos'è questo qua? 18 va bene. Qui? Qui 20, 19, 18. Building completed. Proverei prima andare a prendere qua 18, sì. 18 qui. E non credo ce ne stia un altro, però. Ho fatto una cagata, credo. Vabbè. Qua un po' di pietra c'è. Qua quant'è? 4 di pietra. E qua quant'è? 4, 4, 4. Non c'è un 5. No, qua 5, eh. Bene. 5 va benissimo. Mettiamo il nostro cecchino a difesa della miniera, per favore. Spara, 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 spara. Ok. Attenzione, building completed. Tu mi fai un patrol da qui a qui. Ok. Building completed. E tu mi fai un patrol da qui a qui. Bene. Attenzione, building completed. Ok. No, aspettate un attimo. C'è qualcosa che non quadra. Qui non è chiuso. No, cambio d'idea. Tu vieni qua. Non c'era una persona tipo a difesa qui. Vabbè, nel frattempo però noi ragazzi ci costruiamo il nostro muretto qui. Sì, meglio farlo subito. Prima di pentirsene. Ok. E tu mi fai un patrol da qua a qua. Perfetto. Qui c'è il nostro cecchino difesa? Sì, mettilo un po' più avanti. Non lo vedo. Grazie. E ho alzato la risoluzione, ragazzi, adesso è molto più dettagliato, però è molto anche più confusionario. Bene. Ah, il treno fa questo. Bene, perfetto. Andiamo avanti con la nostra espansione, tra un po' servirà anche la corrente. Devo riuscire a chiudere di qua. Quindi una torre qua serve. Vabbè, questo adesso sparerà qua. Una torre lì serve, perché io voglio chiudere qui e qui. Tipo a quadrato. Vediamo se riesco, eh. Non ci arrivo, va bene qua. Qua ho detto che volevo chiudere anche qui, quindi va bene. Tanto comunque là ci vorrà per forza un'altra torretta per prendere sto ferro. Perfetto, adesso mettiamo le case e mettiamo anche l'energia. Energia che secondo me potrebbe starci qua, tanto qua non posso più fare niente. Ma basta una. Che il legno è quel che
Questa sta girando attorno all'albero, eh. Vabbè. Non devono passare, ragazzi. Non devono passare, assolutamente. Quindi l'idea sarebbe questa, guardate. Cioè, di fare... Guardate. Vai qua. Di fare una cosa del genere. Cioè, tirare il muro da qua fin qua e tirare il muro da qua fin qua. Questa è l'idea. Ok. Dovrebbe morire perché non credo che faccia il giro, no? Ok. No, pelo però. Invece non muore. Ma cominciano a correre tutti però, eh. Non è che mi garbi tanto la cosa. Vediamo. E altri? No. Spostiamo il nostro cecchino più avanti. Dovrebbe riuscire a prenderli anche da qua. Perfetto. Ok. Allora, ragazzi, adesso che abbiamo costruito tutto... sì, lo so, ci guardo troppo queste cose, però... Non ci arrivo per uno sputo. Se lo metto qua? No, non ci arrivo perché non arrivo dall'altra parte. Con la corrente... vabbè. Dobbiamo per forza metterlo qua e sperare. Ok, poi... lo mettiamo qua. Ok. Adesso ci metto il mur. Mur e tour. Vai di mur e mur e tour. Così. Tac. 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 Speriamo che vada tutto bene, ragazzi. Qua ci costruiamo una torre, visto che abbiamo materiali da sprecare. Tu, caro il mio arciere, vai dentro la torre. Ah, no, dopo. Vabbè. Stai lì, in attesa. Perché prima devo costruirla. Vediamo un po' adesso qua, ragazzi. Vado ad espandermi di qua. E qua tiro il muro qui. Alla fine dei conti, qua. Per sopperire al fatto di prendere queste due curve qua. Vedete? Perché sennò qua non posso metterci cancello. Cioè, lo potrei mettere qua alla fine dei conti, ma... arrivarci. Va bene. Qua abbiamo costruito. Qua costruiamo il muro qua. Come abbiamo detto, tac tac, poi vai avanti e vai avanti così. Cacchio, non ce la fai, eh. Non ce la fai. Patrol, per favore, di cecchinaggio, prima che attacchi il muro, grazie. Prima che attacchi il muro, prima che attacchi il muro, prima che attacchi il muro. Thank you. Vedete che stanno arrivando, sono dei bastardi questi, altro che... Allora... guardate un attimo, vado a vedere se stiamo ancora registrando bene. Sì, ok. Purtroppo, ragazzi, ho ordinato un adattatore per il secondo monitor. Arriverà. Allora. Dammi sto legno che voglio chiudere, non voglio più. Tra l'altro mi serve anche un'altra falegnameria qua. Un'altra falegnameria qua. Perché ne necessito 10, ma solo 12, 16... Non c'è 16 qua. 10. Che schifo è. Vabbè. 12. Falegnameria. Ok, fatta. Cibo. Qui si può. 17, 18, 20, 19, 17, 17, 18, 18, 18. 18. Qua cos'è? 21. Bene, bene, bene. Vabbè, 13 e poi ci guardiamo. Poi magari, ragazzi, ne metteremo sparse un po' di qua. Cercando di mirarle. Di capannette 14, 14 qua, vabbè, poi ci possiamo. Non è molto il cibo, me ne rendo conto, però perché non posso costruirla qua? Perché c'è lo stupido che viene investito al treno adesso, tac. È venuto investito al treno, va bene. Abbiamo delle torri comunque di difesa noi, no? Quindi possiamo metterle, perché no? Noi ce le facciamo le nostre torrette. Ci piacciono. A proposito di torrette, tu puoi andare sulla torretta dentro, grazie. Ora, ragazzi, andiamo a costruire la caserma. Perché non mi fido per niente. Ah no, dobbiamo ancora prendere la pietra. Ma come? No, di pietra abbiamo il 55. Su cosa serve per la caserma? Ah, i lavoratori. Vabbè, facciamo le case. Sono le ultime case che dobbiamo fare. Cosa manca, scusa?
Ah, l'edificio non manca niente, solo che viene bloccato. Vabbè, facciamo una fila qua. Ne resta uno in meno così, stupido coso, porcaccia la miseria. Allora, momento, case. Non andiamo avanti col tempo, no? Non è che arrivano delle orde anche qua, non dovrebbero. Mi hanno detto che arrivino delle orde. Vabbè, facci la stradella qua che arrivino. Ok. Qui ci passano. Qui ci passano. Però non ci passano. Qua sì. Ok. Vabbè, dai, anche se sono un po' sfalsate, va bene. Non bisogna essere proprio simmetrici qua. Sei Arabilions. Buona. Adesso i laboratori dovrebbero arrivare, i lavoratori. Un po'. Qua quanto cibo prendiamo? 7, 10. 10, 11, 8. Vai, 10. Building completed. Qua? Qua 18 però, eh. 18 sì. Qua altri 18. Qua altri 16. Grandissimi. Molto bravi. Ok, questo dovrebbe fare patrol da qua a qua, giusto? Non sbaglio. Arriva fino là in fondo. A parte che è cecchino, se qualcuno si avvicina. Dovrebbe accopparlo. Comunque siamo chiusi dentro, ragazzi. Siamo chiusi dentro, quindi adesso posso per favore farmi quella stupida cosa? No, manca energia. Ma che schifo è? Vabbè. Qua. Cerco di metterli in punti, ragazzi, te l'ho già messo tipo le robe da raccogliere il cibo. Ok. Perfetto. Quanto siamo messi? Ok, siamo una ventina di minuti circa del video. Boh. So che l'ho fatto partire anche un po' dopo, ma vabbè. Avanti ancora un pezzo. Cercare di chiudere qua il più avanti possibile, perché cercherò di fare la difesa a strati in caso se dovesse venire attaccati da un'orda, ma non credo. D'attacchi adesso, come? Come faccio per vedere? Non mi ricordo. Ah, eccolo qua, no. No, questo è il terreno coltivabile, diciamo. Come faccio per vedere l'energia delle Tesla, la griglia voglio vedere, non mi ricordo quale tasto era per vedere la griglia. Naggia. Mo prima o poi lo troviamo, ve lo giuro. Ah, ok, con la E. Ok. Con la E. Qua non arriva a copertura energetica, quindi ci dobbiamo per forza mettere uno. Ok, e qua ragazzi chiudo con il cancello alla fine dei conti. Sì. La fai fare adesso sta cosa? Ok, allora, siccome che qui non c'è pericolo, ne mettiamo due ma le mettiamo di qua. Qua non ci dovrebbe essere pericolo, qua non ci dovrebbe essere pericolo. Quindi io qua adesso ci vado a tirare un bel muracchio qua e ci muriamo dentro. Che frega. Attenzione. Con il tizio che gira da fuori, secondo me ci sta. Vabbè, quando abbiamo del legno, per favore. Oh, no, cacchio, vado a fare un'altra segheria. Fare un'altra segheria, perché qua il legno, ragazzi, serve sempre. Qua si poteva fare anche un'altra... Ma ce l'ho già messo, credo. Sì. Guardate che dicevo, adesso stiamo parati, però per arrivare a 400 abitanti, secondo me... Se ne vogliono. Poi andiamo a vedere se... Qua 12, qua 11. Serve del legno, per favore. Possiamo chiudere sta roba? Non so in realtà se si può. Con lei? Anzi, facciamo così. No, sì, qua è chiuso, credo. Non passano. Qua potrebbero passare, no?
Quindi mettiamone una qua. Ah, tac, 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 tac. Ok. Ora non dovrebbero più passare. Eccolo qua lo stronzone, avete visto che è arrivato? Bene. Quindi caro il mio stronzone. What's up? Any infected around? Mettiamo per favore una torre qua. E tu poi quando è costruita ci vai dentro. Tu stessa cosa, però vai dentro subito. Là. E qua adesso ragazzi ci facciamo un po' di sti cosi. Cerchiamo di aumentare il nostro spazio. Non abbiamo più soldi. Bene. Vediamo i soldi. Per creare il nostro esercito aspetteremo i soldi. Poi dovremmo andare a cercare di ripulire un po' la zona. Prima di farlo servirà assolutamente mi servirà, dicevo, assolutamente il ferro. Non so se possiamo fare le unità, quelle power. E con unità power intendo quelli che sparano, insomma, avete capito? Con le armi da fuoco. Ma non possiamo metterlo. Possiamo metterlo perché blocca l'accesso a un altro edificio. E se lo metto qua? No, perché è vicino, troppo vicino all'altro. Mamma mia, quante storie che c'è sto cacchio di gioco. Ok. Qua? No, qua non si può perché blocca. Io vi metto qua vicino al treno e vi faccio diventare matti, cari miei abitanti. Vi metto vicino alla ferrovia e vi faccio diventare matti. Se... ok, abbiamo fatto il nostro villaggetto anche qua vicino alla ferrovia. Poi c'è anche questa parte qua da colonizzare. Allora ragazzi, andiamo adesso. Quando usciamo? Qua siamo a 192 abitanti. Vabbè, bisogna fare ancora un po' di case. Ripariamo tutto. Scusate, fermi tutti perché... cos'è che devo fare? Cos'è che devo fare? Ah sì, questa. 5? Sul serio, 5? 5 anche di qua. E se io faccio 3? E 3, 6? Che dite? Cioè, potrebbe essere più dispendioso, ma più produttivo fare così. 3, 3, 6. Invece che una da 5. Manca oro. Adesso appena abbiamo oro, ne mettiamo un'altra qua, ragazzi. E estraiamo ferro con 2. Non mai si può fare, no? Vediamo. Soldi, per favore. Quando arriva il treno che ci porta... ok. No, i soldi... no, non sono arrivati ancora. Uè. Dai. E adesso sì. E ne mettiamo un'altra di qua. Invece di fare 5 ed è fa 6. Vabbè, è uno in più, voi direte. Ok, e costa il doppio, però secondo me ci può aiutare. Sarà quell'unico lingotto di ferro che ci aiuterà. Guardate qua, vedete come spara, grande. Vai, vai dentro tu. Vai dentro anche tu. Non ci costruiamo altre unità di cacchi. Poi tu vai qua dentro che non si sa mai. Non voglio avere brutte sorprese di attacco muro. Muro. Ecco. Vabbè, ci ho fatto la torretta qua dentro. Vabbè, ma qua non ci andremo mai, ragazzi. Quindi io che me frega, faccio così. No. Cioè, nel senso, chi è che non andremo mai di qua, ok? Tu per favore vai dentro e ce ne mando un'altra, così almeno proteggono tutta la zona. 2 e siccome che sono prudente 3. Quindi facciamo 3, 3 e 3. Qua ce ne vado a costruire un'altra di torretta. La mettiamo qua, una in angoletto e una qua. E una qua. E ci faccio altri arcieri a difendere. Ok. Il cecchino adesso lo sposto. Spero che sia sufficiente. Vabbè, dicevo, il cecchino adesso lo sposto perché l'arciere andrà qua dentro. Due.
E tu 3. Speriamo che siano sufficienti. Perché adesso tu vai qua dentro. Tu vai qua dentro. Tu vai qua dentro. E tu qua. Vediamo le difese con le torri, perché... perché di sì. Vai. Qua ci metto una Tesla. Qua ci metto una Tesla. Non serve. Faccio il muro. Doppio muro, ragazzi. Doppio muro. Lo so che sto sprecando un sacco di risorse, però... però... ok. Qui non serve perché... vabbè, poi penseremo al resto. La colonia come è messa? 284. Ah no, dobbiamo raggiungere 400. Allora, prossimo obiettivo. Vabbè, adesso facciamo un casino di case. Devo guadagnare oro, che l'oro qua scarseggia. Abbiamo soldi. Non abbiamo soldi. E poi penso che abbiamo finito, perché basta solo fare l'attacco, andare in giro, ripulire la mappa, provare ad andare ad attaccare le case. Questi dovrebbero essere parati. Questi stanno parati, questi stanno parati. Se è sufficiente, riusciamo a raggiungere i 300 abitanti, noi siamo a posto. Tutto il cibo che ci serve, poi andiamo a farlo in soldati. Poi quando raggiungiamo qua ce n'è altro, quindi ci permetterà di fare altri soldati. Va bene. Tu vai di qua. Tu vai di qua. Tu vai di qua. Ok. Qua. Tu qua. Here we go again. Ok, adesso cominciamo ad attrezzare per... tre. Tre sono sufficienti. Cominciamo ad attrezzare questi, ragazzi. Cominciamo ad attrezzare questi. Questi che sparano, sono quelli che sparano la chiave, non gli altri. Abbiamo più soldi, bene. 292, ma ce la facciamo, scusate. Pietra non serve perché i soldati credo che servano a ferro, ovvero sì, due di ferro. Vabbè, ce ne abbiamo un botto. Potrei provare a produrre più cose, perché credo che più produciamo e più... perfetto. Qua. Per favore, i soldati qua. Io vado avanti anche col cecchino, lo tengo qua a difendere. Perfetto. Ok, ragazzi, adesso... allora, io mi fermo un attimo qui con The Arab Billions, perché diciamo che la prima parte adesso è fatta. Ci vediamo magari con la seconda parte, che sarà credo quella ancora un po' più lunga, perché possiamo prendere qualcos'altro qua per aumentare la pietra. No. Bene. Dicevo, la prima parte è fatta, adesso poi procederemo con la seconda, ragazzi, quindi divido il video, sicuramente verrà diviso in due. E niente, ci vediamo alla prossima. Niente, fatemi sapere sempre la vostra nei commenti. Ricordate di iscrivervi al canale ancora se non siete iscritti, ragazzi, e di condividere il video per supportare il canale sui vostri social. Ah, mi raccomando, ragazzi, in descrizione vi ho lasciato il link per i diciamo social che utilizzo, quindi Telegram, eccetera, Discord. Bene, quindi dateci un'occhiata anche lì, insomma. Dategli un'occhiata. Perfetto. Noi ci vediamo alla prossima, come detto, dalle nostre è tutto, un saluto a tutti, ciao ragazzi!